Ci troviamo a Piano di Sorrento a Villa Fondi De Sangro per un evento eccezionale, Giornata in Rosa, organizzata dal Rotary Sorrento in cui abbiamo il presidente Pino De Simone, buongiorno a Pino, tutti. parlaci un poco di questo meraviglioso evento di prevenzione, e invitando anche la gente a venire, le persone. Il Rotary Club di Sorrento, in collaborazione con il Rotary Club di Castellammare, che ha diciamo, inventato e costruito l'evento, ringrazio il presidente Francesco Di Somma. Oltretutto, noi siamo due club del distretto Campania-Calabria, dove il presidente governatore Salvatore Iovieno, che fa parte del club di Castellammare, ha voluto diciamo, creare un evento molto bello che si è svolto in varie città della provincia di Napoli, nel quale facciamo un'informazione e sensibilizzazione della prevenzione del carcinoma mammario. Quindi invitiamo tutte le donne, ma anche gli uomini, a partecipare a questa giornata. Siamo qui dalle 9 alle 14. Ti prego, Francesco, di voler raccontarci un attimo in che cosa consiste questa iniziativa. Allora, come ha detto, buongiorno a tutti, sono Francesco Di Somma, il presidente del Rotary Club di Castellammare di Stabia. Come ha detto l'amico Pino, questo è un progetto appunto, di sensibilizzazione sul carcinoma mammario, sulla prevenzione del carcinoma mammario e anche sulla consapevolezza e per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. A questo progetto di quest'anno, cioè 18-19, dell'anno rotariano 18-19, hanno aderito quattro club, oltre al club di Castellammare, il club di Sorrento, quello di Pompei Villa dei Misteri e quello di Scafati di Alvalle Centenario. A questo progetto Collaborano diversi collaborano specialisti della materia. diversi specialisti che sono soci del club di Castellammare, la dottoressa Lilli Vozza, che è diciamo, colei la responsabile del progetto, l'ideatrice del progetto, poi c'è il dottor Baron, Luigi Baron, il dottor Antonio Vozza e il dottor Vincenzo Amedina e poi c'è anche la professoressa Carmen Matarazzo. Questo è un progetto che è nato appunto grazie anche al contributo fondamentale del distretto Rotary 2100 che racchiude i club di Campania, Calabria e il territorio di Lauria. Quindi siamo qui a Villa Fondi con il Camper della Salute dove ci saranno i nostri esperti che vi attenderanno per queste visite di informazione sulla prevenzione del carcinoma mammario dalle 9 alle 14. Mi raccomando, venite tutti, l'ultimo ringraziamento al presidente dell'Ordine dei Farmacisti Vincenzo Santagata che ci ha concesso il camper della salute. Grazie, vi aspettiamo tutti. Ringraziamo Pino De Simone, presidente, e Francesco Di Somma per la gentile collaborazione e della disponibilità. Non chiudiamo per il momento da Villa Fonte dei Sangri perché adesso vi facciamo vedere un attimo la struttura che vi aspetta per fare gli screening. La prevenzione, prevenire è meglio che curare. Uno sta più tranquillo, sente più tranquillo. Certo. Chiudiamo da Villa Fondi, invitando a venire a farsi lo screening. Per Mediaset Communication, Villa Fondi De Sangro, auguriamo buona giornata innanzitutto a tutte le mamme. Tanti tanti auguri. Facciamo vedere uno scorcio del meraviglioso terrazzo Villa Fondi. Vedrà anche l'iscrizione qua dentro. Spostatevi. Un camper attrezzatissimo per fare lo screening. Ok, iniziamo. Vi facciamo vedere una panoramica di uno dei terrazzi più belli della penisola sorrentina. Anche se stamattina ha piovuto, guardate che giornata e che meravigliosi colori stanno uscendo. Buona giornata. Per Mediaset Communication, Piano di Sorrento, Villa Fondi De Sangro.